c'è in questa assemblea chi osi sostenere che le nostre signore ci sono inferiori per cultura, intelligenza, sensibilità o doti artistiche? Ritengo che non molti azzardino affermazioni del genere. E allora... Sento spesso che le donne sarebbero delle intriganti e che quindi le si dovrebbe tener fuori. Beh, in vita mia ho avuto a che fare con tanti intriganti maschi, anche in tempi recenti. E poi, se davvero qui ci fossero, cosa di cui dubito molto, signore col gusto dell'intrigo, si dovrebbe considerare che potrebbero tessere intrighi di gran lunga più facilmente rimanendo al di fuori dei problemi, piuttosto che avendo delle responsabilità di fronte agli stessi. Pertanto questo non può essere, no, un valido motivo di esclusione. No, miei signori, non c'è da discutere. Io ritengo utile e positivo ammettere le signore in qualsiasi consesso e, altrettanto utile e positivo, tenerci giovani. Le donne, poi, hanno qualcosa in comune con i veri artisti, come in generale con i giovani, perché la gioventù possiede quell'istinto geniale che è anche della donna e che inconsapevolmente va a segno. Ed è proprio questo istinto che la donna ha in comune sia con i giovani sia con i veri artisti. Ed è per questo, ecco, che io propongo nelle mie opere donne che occupano lo stesso spazio degli uomini. Ho poca paura delle signore o dei giovani e inesperti come dei veri artisti. Ciò che mi spaventa, invece, è l'assennatezza dei vecchi o dei giovani già vecchi. Ciò che mi spaventa sono gli uomini con piccole ambizioni e piccole idee, uomini con scrupoli meschini e piccole ansie, uomini che dispongono tutti i loro pensieri e le loro azioni al fine di ottenere piccoli vantaggi per le loro piccole, subalterne personalità. Uomini come Thorvald Helmer, insomma, che calpesta e insulta la moglie quando apprende che Nora, in passato, ha chiesto un prestito ad un impiegato della banca che lui dirige e non comprende che lei si è sacrificata per lui. Un uomo, Helmer, senza spina dorsale, è pronto a cambiare di colpo atteggiamento se le cose volgono a suo favore. Per contrastare gli Helmer, di cui il mondo è pieno, è un bene che ci siano donne come Nora, perché queste donne, con la loro energia e la loro volontà, insieme ai giovani, ripongano l'autorità nelle mani degli artisti veri e forgino esseri umani nuovi, liberi, indipendenti, autentici. E questa volontà dimostra Nora nel momento in cui gli eventi le permettono di servirsene. Thank you.
Non te la do. La leggerò io. Leggi pure. Non ne ho il coraggio. Forse siamo perduti. Tu ed io. Eppure, devo sapere. Scrive che rimpiange, che si pente, che è un felice mutamento nella sua vita. Ma ciò che scrive non ha importanza. Siamo salvi. Nessuno ti potrà più nuocere. Nora. Ma prima distruggiamo questa faccia. Vediamo. No. Non la voglio vedere. Penserò che sia stato un brutto sogno. Null'altro. Così. Ora non esiste più nulla. Quell'uomo ha scritto che dalla vigilia di Natale tu... Oh, devono essere stati 3 giorni spaventosi per te, Nora. In quei 3 giorni ho sostenuto una dura lotta. Ed hai sofferto. Non vedevi altra via che... Ma dimentichiamo queste brutte cose. Gustiamo la nostra gioia adesso. E ripetiamo... È passato. È passato. Ma ascoltami dunque, Nora. Si direbbe che non hai ancora inteso. È finito. Perché quei tratti irrigiditi? Povera piccola Nora, ora capisco. Tu non puoi ancora credere che io ti abbia perdonato. Ma è così. Ti ho perdonato, Nora. Quello che hai fatto l'hai fatto per amor mio, lo so. Questo è vero. Mi hai amato come una moglie deve amare il marito. Soltanto ti è mancato il giudizio necessario nella scelta dei mezzi. Ma credi forse di essermi meno cara perché sei incapace di agire da sola? No. No, appoggiati a me, troverai guida e consiglio. Non sarei un uomo se appunto questa tua femminile incapacità non ti rendesse ai miei occhi ancora più seducente. Non far caso alle parole che ti ho rivolto nel primo sgomento, quando credevo che tutto intorno a me crollasse. Ti ho perdonato. Giuro che ti ho perdonato. Ti ringrazio per il tuo perdono. Bene. Cerca di riprenderti e di calmare il tuo spirito, mio piccolo uccellino spaurito. Riposa senza paura ed io ti proteggerò sotto le mie ali robuste. È bella e raccolta la nostra casa. Qui tu sei al sicuro, Nora. Io ti terrò come una colomba inseguita, strappata da me agli artigli dello spartiero. Saprò acquietare il tuo povero cuoricino che palpita. Ma poco a poco, Nora, credimi. Domani già tutto ti apparirà diverso. Presto ogni cosa sarà di nuovo come prima.
ci sarà bisogno di ripeterti ad ogni istante che ti ho perdonato. Tu stessa ne avrai la cara certezza. Come hai potuto pensare che io ti scacciassi? O che ti rivolgessi ancora anche un solo rimprovero? Oh no, no, Nora. Tu non conosci il cuore maschile. Per un uomo vi è un'infinita dolcezza, un'indicibile soddisfazione nella coscienza di aver perdonato alla sua donna, di averle perdonato sinceramente, dal profondo del cuore. In tal modo, ella diviene, per così dire, doppiamente sua. È come se egli la ricreasse una seconda volta. Ella diventa allora sua sposa e sua figlia al tempo stesso. Questo tu sarai d'ora innanzi per me, mia povera creaturina smarrita. Non temere di nulla, Nora, ma sii franca con me, ed io sarò la tua volontà, ed anche la tua coscienza. Ma come mai non vai a letto? Hai mutato abito. Sì, Torvald, ho mutato abito. Ma perché mai? Adesso, a quest'ora? Stanotte non dormirò. Ma caro Nora... Non è ancora molto tardi. Siedi, Torvald. Noi due dobbiamo parlarci a lungo. Nora, che c'è? Quel viso impenetrabile. Siedi, ci vorrà un po' di tempo. Devo dirti molte cose. Mi fai paura, Nora. E non ti capisco. Sì. Di questo appunto si tratta. Tu non mi capisci. E neppure io ti ho mai capito. Fino a questa sera. Ti prego, Torvald, non interrompermi. Ascolta quel che ho da dirti. È una resa dei conti. Torvald. Che cosa vuoi dire? Eccoci qua. Seduti uno di fronte all'altra. Non ti sorprende una cosa? Quale? Siamo sposati da 8 anni. Non ti accorgi che tu ed io, marito e moglie, oggi, per la prima volta, stiamo parlando di cose serie. Di cose serie? Che cosa vuoi dire? Dico che da 8 anni, ancor più da quando ci siamo conosciuti io e te, non abbiamo mai avuto un colloquio su argomenti gravi. Avrei dovuto tenerti informata di 1000 contrarietà che tu, comunque, non potevi aiutarmi a sopportare. Non parlo di contrarietà. Dico soltanto che mai abbiamo cercato insieme di vedere il fondo delle cose. Ma caro amore, sarebbe forse stata un'occupazione adatta a te. Ecco il punto. Tu non mi hai capita. Avete agito molto male con me, Torvald. Prima il babbo... E poi tu? Tuo padre ed io. Noi che ti abbiamo amata sopra ogni cosa. Voi non mi avete mai amata. Vi siete divertiti ad essere innamorati di me. Ma che cosa dici? Sì, Torvald. È così. Quando stavo col babbo, egli mi comunicava tutte le sue idee. Così quelle idee erano le mie. Se per caso ero d'opinione diversa, non glielo dicevo. Perché non gli sarebbe affatto piaciuto. Mi chiamava la sua bambola e giocava con me come io giocavo con le mie bambole. Poi venne in casa tua. Ti esprimi in modo strano a proposito del nostro matrimonio. Voglio dire che dalle mani del babbo passai nelle tue mani. Tu regolasti ogni cosa secondo il tuo gusto e così il tuo gusto io lo condivisi, o forse fingevo, o forse non lo so neanch'io. Un po' l'una, un po' l'altra, ora questo, ora quello. E oggi mi guardo indietro, sembra di aver vissuto in questa casa come un mendicante, alla giornata. Ho vissuto delle piroette che eseguivo per te. Ma eri tu, Torvald, che volevi così. Quel babbo siete molto colpevoli verso di me. È colpa vostra se non sono buona a nulla. Ora, sei assurda ed ingrata. Non sei stata felice qui. No. Non lo sono mai stata. L'ho creduto, ma non era vero. Non sei stata felice? No, sono stata
ma la nostra casa non è mai stata altro che una stanza da gioco. Qui sono stata la tua moglie bambola, come ero stata la figlia bambola di mio padre. E i bambini sono stati le bambole mie. Quando tu giocavi con me, io mi divertivo esattamente come si divertivano i bambini quando io giocavo con loro. Questo è stato il nostro matrimonio, Thorvald. Qualcosa mi vedo nelle tue parole, per quanto siano eccessive ed esaltate. D'ora in poi tutto sarà diverso. Il tempo dei giochi è passato. Ora incomincia quello dell'educazione. L'educazione di chi? La mia o quella dei bambini? L'una e l'altra, mia libertà. Ah, Thorvald, tu non sei l'uomo capace di educarmi e di far di me la moglie che ci vuole per te. E lo dici così? Ed io sono forse pronta al compito di educare i bambini? No. Sì, tu l'hai detto poc'anzi tu stesso che non potevi affidarli a me. L'ho detto in un momento di irritazione. Come puoi farne caso? Sì, sì, avevi perfettamente ragione. Non sono all'altezza del compito. C'è un altro motivo che devo risolvere prima. Devo tentare di educare me stessa. E tu non sei l'uomo capace di aiutarmi a farlo. Bisogna che io mi industri da sola e perciò... sto per lasciarti. Che cosa dici? Devo essere sola per rendermi chiaramente conto di me stessa e delle cose che mi circondano. Nora. Nora. Vado via subito. Cristina, per questa notte. Tu sei pazza. Non lo farai. Te lo proibisco. Ormai i tuoi divieti non servono a nulla. Porto via tutto ciò che è mio. Da te non voglio nulla. Né ora, né poi. È una follia. Domani torno a casa mia. Voglio dire, al mio paese. Là mi sarà più facile che altrove intraprendere qualcosa. Povera creatura, illusa e inesperta. Cercherò di acquistare esperienza, Thorvald. Abbandonare il tuo focolare, tuo marito, i tuoi figli. Pensa. Che dirà la gente? Questo non può trattenermi. Io so soltanto che per me è necessario. È rivoltante. Così tradisci i tuoi più sacri doveri. Che cosa intendi per i miei più sacri doveri? Devo dirtelo. Non sono forse i doveri verso tuo marito o i tuoi bimbi? O altri doveri che sono altrettanto sacri? No. Non ne hai. Quali sarebbero? I doveri verso me stessa. In primo luogo, tu sei sposa e madre. No, non lo credo più. Credo prima di tutto di essere una creatura umana, come te. O almeno voglio tentare di divenirlo. So che il mondo darà ragione a te, Thorvald, e che anche sui libri sta scritto qualcosa di simile, ma quel che dice il mondo e quel che è scritto sui libri non può più essermi di norma. Devo ragionare con il mio cervello per rendermi chiaramente conto di tutte le cose. Del tuo posto al focolare domestico. Non ti rendi conto? Non hai in queste cose una guida infallibile. Non hai la religione. Ah, Thorvald, la religione non so neanche precisamente che cosa sia. Ma che cosa dici? Non so altro che quel che mi disse il pastore Hansen per prepararmi alla cresima. Egli affermava che la religione era questo e quest'altro. Quando sarò libera e sola esaminerò anche questo problema. Vedrò se è vero quel che dice il pastore, o meglio, se è vero per me. Questo è inaudito sulle labbra di una giovane donna. Ma se la religione non ti può guidare, lascia allora che io interroghi la tua coscienza. Non hai il senso morale. O forse, dimmi, forse ne sei priva. Vedi, Thorvald, non è facile risponderti, non saprei assolutamente. Ho le idee molto confuse. Una cosa è certa, che di tutto ciò un concetto molto diverso dal tuo.
Ora per giunta vengo a scoprire che le leggi non sono quelle che io credevo. Non riesco a convincermi che tali leggi siano giuste. Secondo tali leggi, una donna non avrebbe il diritto di risparmiare un dolore al suo povero padre morente, di salvare la vita al proprio marito. Sono cose che non posso credere. Tu parli come una bambina. Non capisci la società a cui appartieni. No, non la capisco. D'ora in poi cercherò di capirla. Voglio vedere chi ha ragione. Io o la società. Nora, tu sei malata. Hai la febbre. Anzi, credo che tu non sia in te. Non sono mai sentita così lucida di mente e così sicura di me. Con questa lucidità e sicurezza, tu abbandoni tuo marito, i tuoi figli. Sì. Allora, c'è una sola spiegazione possibile. Quale? Tu non mi ami più. Sì, è proprio questo. Nora, e lo dici così? Torvald mi addolora molto davvero perché tu sei sempre stato tanto buono, ma che posso farci? Io non ti amo più. Questa è la tua chiara e assoluta convinzione. Sì, chiara e assoluta. Per questo non posso più rimanere qui. E puoi anche spiegarmi come ho perso il tuo amore. Certo. È avvenuto questa sera, quando ho atteso invano il prodigio. Allora ho capito che tu non sei l'uomo che io credevo che fossi. Spiegati meglio, non ti capisco. Per 8 anni ho atteso pazientemente. Mio Dio, lo capivo anch'io che il prodigio non è una cosa che può accadere tutti i giorni. Poi la rovina piombò su di me e allora attesi con fede incrollabile. Nemmeno per un istante, mentre la lettera di Klotstad era nella cassetta, ho pensato che tu potessi piegarti alle pretese di quell'uomo. Ero convinta che gli avresti detto va pure e fallo sapere a tutto il mondo. E quando ciò fosse accaduto. Ebbene, dovresti esposto mia moglie al disprezzo e alla vergogna. Quando ciò fosse accaduto, ero certissima che ti saresti fatto avanti e prendendo tutto su di te, avresti detto sono io il colpevole. Ah, Nora! Tu vuoi dire che non avrei mai accettato un simile sacrificio? Certo che no! Ma che cosa sarebbero valse le mie parole di fronte alle tue? Questo era il prodigio che aspettavo tra la speranza e l'angoscia. Per impedirlo, mi sarei tolta la vita. Sarei disposto a lavorare giorno e notte per te, a sopportare affanni e dolori per amor tuo. Ma nessuno sacrifica il suo onore a quelli che ha. Migliaia di donne l'hanno fatto. Pensi e parli come una bambina. Può darsi, ma tu non parli né pensi come un uomo a cui io potrei restare accanto. Quando il tuo timore è svanito, il timore non del pericolo che mi minacciava, ma di quello che potevi correre tu stesso, quando ogni paura è passata, tu hai fatto come se nulla fosse accaduto. Io ero di nuovo, esattamente come prima, la tua lodoletta, la tua bambola. Innanzi avresti maneggiato con cautela ancora più grande, così fragile e delicata. Thorvald, in quel momento ho capito di aver vissuto qui per 8 anni un estraneo e di aver avuto 3 figli da lui. Mio Dio, non posso pensarci. Vorrei lacerare me stessa in 1000 pezzi. Capisco. Capisco. Infatti, un abisso si è spalancato fra noi due.
Ma di più ora non lo si può colmare. Così come sono ora non posso essere tua moglie. Ma io sento in me la forza di diventare un altro. Forse, se ti portano via la tua bambola. Separarmi. Separarmi da te. Non posso adattarmi a quest'idea. Ragione di più per finirla. Nora, non questa sera. Aspetta fino a domani. Posso passare la notte in casa con l'estranea. Ma non potremmo vivere insieme come fratello e sorella. Sai benissimo che non durerebbe a lungo. Addio, Torvald. Non voglio vedere i bambini. So che sono in mani migliori delle mie. Così come sono ora, non potrei essere una madre per loro. Ma un giorno, Nora. Un giorno. Come posso risponderti? Non so nemmeno perché sarà di me. Ma tu sei mia moglie. Ora e sempre. Ascolta, Torvald. Una moglie lascia la casa del marito come io sto per fare. La legge, ho sentito dire, scioglie da un impegno verso di lei. Io comunque ti sciolgo da un impegno. Tu sei libero in tutto. Così voglio essere io. Vi è la libertà per entrambi. Ecco il tuo anello. Dammi il mio. Anche questo? A tal punto tu ed io che... No, io non credo più in prodigi. Ma io voglio credere. A tal punto che... Che la nostra convivenza diventi un matrimonio. Addio, Torvald. Nora! Nora!
sono ritornato in Norvegia 11 anni dopo aver terminato di scrivere Casa di bambola. Al mio ritorno ho trovato immensi progressi in patria e ho visto che il mio popolo si è avvicinato al resto d'Europa in maniera più significativa di prima. Ho però verificato che i più essenziali diritti dell'uomo non sono ancora assicurati. C'è ancora molto da fare prima che si possa dire che abbiamo raggiunto la vera libertà. Nella nostra vita nazionale deve intervenire per me un elemento di nobiltà, non la nobiltà della nascita o del denaro, né quella della cultura e dello stesso talento. Penso invece alla nobiltà del carattere, dell'animo, della volontà, la sola che possa renderci veramente liberi. Questa nobiltà ci verrà da due lati, ci verrà da due gruppi che non sono stati ancora irrimediabilmente guastati dalla pressione e dalla propaganda dei partiti. Ci verrà dalle nostre donne e dai lavoratori. Questa aspirazione ad operare per raggiungere questi obiettivi è il connotato essenziale della mia opera Rosmersholm. I due lati di cui parlavo prima sono affidati in Rosmersholm alla società che Rosmer, dietro gli impulsi che gli provengono da Rebecca, si è impegnato a nobilitare, e a Rebecca stessa. Certo, Rebecca è una creatura singolare che ha dentro di sé una nobiltà di carattere e una volontà ben determinate, espresse da tratti di una tranquilla autorevolezza. Non è imperiosa e autoritaria come il rettore Kroll, che sarà poi capace di risospingere Rosmer sul versante conservatore della società. Rebecca, ecco, non ha mai costretto Rosmer a fare qualcosa per nobilitare gli uomini, semmai lo ha sedotto con le caratteristiche fondamentali della sua personalità, libera, audace, quasi selvaggiamente primitiva, ma pura. Credo perciò che sia imminente un'epoca in cui l'idea sociale e l'idea politica cesseranno di esistere nelle forme attuali e che da tutti e due sorgerà una sintesi che avrà in sé provvisoriamente i requisiti per la felicità del genere umano. Credo che poesia, filosofia e religione si fonderanno in una nuova categoria e in una nuova forza vitale di cui noi contemporanei non possiamo peraltro avere nessuna chiara concezione. Anche guardando a Rosmersholm si è detto al mio riguardo che sono pessimista. Certamente lo sono, dal momento che non credo nell'eternità degli ideali umani. Però mi ritengo anche ottimista, perché credo di poter dire che ho fiducia, assolutamente con fermezza, nella capacità di propagazione e di sviluppo degli ideali. Consentitemi perciò di vuotare il mio calice al futuro, a ciò che verrà, una volta superati gli ostacoli che, come sentirete, i cavalli bianchi frappongono sulla strada del progresso, costringendo ad una resa momentanea la natura determinata di Rebecca e la civile nobiltà di Rosmer.
questa notte stessa. Sì. Dove va, Rebecca? Verso il nord, combattendo. Verso il nord. Cosa vai a fare adesso? Vieni di là. Ma non hai più nulla che ti chiami da solo. E qui? Quali sono le tue intenzioni? Non desidero altro che finirla. Finirla? Rosmerson mi ha spezzata. Cosa intendi dire? Ha spezzata, sì. Quando lei aveva una volontà ferma e coraggiosa. Ora, è come se mi fossi piegata alla legge estranea. Mi pare che non saprò più intraprendere nulla, Rosmerson. Perché? Di che legge parli? Lasciamo andare questo momento. Dimmi piuttosto, cos'è avvenuto tra te e il rettore? Ci siamo riconciliati. Beh, così ormai è finita. Crow aveva radunato in casa tutti i nostri vecchi amici e mi hanno convinto che nobilitare gli uomini non è un lavoro adatto per me. D'altronde, è una cosa così disperata in se stessa. Un'utopia. E ho deposto il pensiero. E forse è meglio così. Anche tu dunque hai questa opinione? Sì, da qualche giorno. Tu menti, Rebecca. Io mento? Sì, menti. Tu non hai mai creduto in me. Non mi hai mai creduto capace di ottenere da solo le vittorie in quella lotta nella quale tu mi spingevi. Credevo che noi due insieme avremmo potuto vincere. No, no, no. Non è vero. Hai creduto invece di poter tu stessa compiere qualche grande impresa nella vita e di me che devi servirti per i tuoi scopi. Ero uno strumento per raggiungere ciò che volevi. No, no, permettimi di parlare. È inutile ormai. Vedo tutto io ora, sino in fondo. Sono stato come un guanto nella tua mano. No, ascoltami, Rosa. Ascoltami per l'ultima volta. Avevo deciso di scriverti questo quando fossi arrivata lassù, a notte. Ma il punto è in cui siamo. È meglio tu sappia ogni cosa. Hai ancora qualcosa? Sì. Il più. Il più? Sì. Qualcosa che tu non hai mai sospettato e che sola dà rilievo a tutto il resto. Spiegati. È vero. Avevo preso le chiavi per venire a Rosmerson, perché sapevo che qui avrei avuto la mia fortuna in un modo o nell'altro. E infatti io ho tenuto quello che volevo. No, ho creduto che allora avrei potuto tenere qualunque cosa, perché allora ero ancora padrona di tutta la mia volontà, libera e audace. Non conoscevo ritegni né ostacoli che potessero farmi recedere dalla mia strada. Ma poi, a poco, venne ciò che ha spezzato la mia forza e mi ha dato questo senso di paura per sempre. Cosa è stato? Parla in modo che io ti capisca. Sorse in me, allora, quel desiderio, un desiderio selvaggio. Desiderio? Tu? Di che? Sì, di te. Cosa dici? Aspetta, non ho finito ancora. Vuoi dire che mi hai amato in questo modo? Credevo fosse amore, almeno così capivo l'amore a quel tempo. Ma era solo un desiderio ardente, irresistibile. Rebecca, ma sei tu che parli. Sei proprio tu che siedi qui e racconti tutto ciò. E adesso che cosa ne pensi? È stato dunque sotto il dominio di questa passione che tu hai agito. Si abbatteva su di me col furore di una tempesta invernale, come da noi lassù al nord. Che se prende uno, lo trascina con sé, sai, lontano, fin dove vuole. Inutile resistere.
trascinò anche la povera Beata nella prova del mulino. Beata era fra me e ci fu a quel tempo, come una lotta di naufraghi intorno alla zattera. E tu eri la più forte, Rosmerson. Eri più forte di Beata e di me uniti insieme. Ti conoscevo troppo per non sapere che l'unico mezzo per arrivare a te era di renderti completamente libero, sia moralmente che materialmente. Non riesco ancora a capirti, Rebecca. Per me tu, con la tua condotta, sei ancora un enigma impenetrabile, perché, ecco, io ora ero libero, sia di spirito che da altri legami. Tu eri arrivata alla meta che avevi prefissa, e invece ieri... Non sono mai stata tanto lontana dalla meta. E invece ieri, voglio dire, ieri, quando ti ho proposto, anzi, ti ho pregata di diventare mia moglie, hai rifiutato, hai gridato come spaventata che ciò non sarebbe mai potuto venire. Ho gridato per disperazione. Perché? Rosmerson, mi ha sgherbato. La mia volontà mi si è spezzata, annientata. È passato per me il tempo in cui credevo di poter osare qualunque cosa. Ho perduto ogni capacità di agire, Rosa. Come è avvenuto? È avvenuto vivendo con te. Ma come? Come? Quando sono rimasta sola con te, tu ritrovasti te stesso. Perché non sei mai stato veramente tu finché visse Beate. Purtroppo, questo è vero. Quando cominciammo a vivere da soli, quieti, e tu prendesti a confidarmi ogni tuo pensiero, ogni tuo sentimento, come lo sentivi tu, così delicato e fine. Cominciò in me un cambiamento, a poco, capisci? Quasi insensibilmente. Ma alla fine per me ho tutto il mio essere, sino in fondo. Ma cos'era, Rebecca? Tutto il resto, quell'orribile desiderio sensuale mi lasciò. La potenza oscura che mi aveva sbattuta e dilaniata, dileguava. Un'immensa pace scese sull'animo mio. Un silenzio. Come da noi lassù. Ah no. Sulle ruvidenze d'uccelli marini, al sole di mezzanotte. Dimmi ancora tutto quello che vuoi. Non c'è più molto, una cosa sola. Allora, nacque in me l'amore, grande, capace di rinuncia, che si appagava di una vita in comune come fu la nostra. Non ho mai supposto nulla di tutto questo. Meglio così. Ieri, quando mi chiedetti di diventare tua moglie, ho provato una tal gioia. Sì, vero. Lo intuivo. Per un momento d'oblio in cui mi parve rinascesse per affermarsi l'intrepida volontà d'un tempo. Ma non ha più peso su di me ormai. Non dura. Come ti spieghi quel che è successo in te? È il modo di concepire la vita di Rosmerson. Il tuo modo. Ha contagiato la mia volontà. Contagiato? Sì, sottomettendola ad una legge che prima le era estranea. La vita che ho condotto qui con te mi ha nobilitata. Potessi crederti, Rebecca. Ah, puoi crederlo. La concezione di vita di Rosmer nobilita, ma uccide la volontà. Lo credi? Almeno per me. Ne sei sicura? Che faresti, Rebecca? Se ti ripetessi adesso la proposta di ieri. Non parliamone più. Non parliamone più. Perché non smetterò di sapere anche questo. Io ho un passato. Più di quanto mi hai già detto. Qualcosa di più e di diverso. Non è strano, Rebecca. Pensa che più di una volta me ne è come balenato un sospetto. Ah, sì? E tuttavia? Ma non ci ho mai creduto. Era una cosa
anche questo. No, no, non voglio sapere nulla. Qualunque cosa sia, è come se volta per me. Ma non per me. Oh, Rebecca, Rebecca. Sarebbe una grande, splendida cosa, la più degna di tutta una vita, se fosse. Ma come saperlo, veramente? Dunque non mi credi più? Come posso crederti, Rebecca? Tu che sei qui e hai nascosto e dissimulato tante cose, anche ora tu mi palesi un tuo nuovo aspetto. Ma come posso essere sicuro io che non ci sia dietro un secondo fine? Se ci... Dimmi, c'è qualcosa a cui vieni con questo? Farò volentieri per te quanto il mio potere. Questo dubbio spaventoso, Rosberg. Hai ragione. Spaventoso. Ma io non ci posso nulla. Né posso liberarmi. Non saprò mai con certezza se mi appartieni per un puro, un vero amore. Ma non senti dentro di te la certezza che non sono più la donna di una volta? E che tu solo hai operato in me questo cambiamento. Ormai non credo più in nulla. E tantomeno nella mia missione di migliorare gli uomini. Rosberg, come vuoi vivere allora? Non so. Non so, non credo di poter vivere. Non vedo nulla al mondo per cui poter vivere. La vita. Hai in sé tante possibilità di rinnovamento. Teniamoci saldi a lei. Ne usciremo sempre troppo presto lo stesso. Rebecca, Rebecca. Prendimi allora a me. La mia fede in te. La fede. Dammi la prova che mi hai. Voglio una prova. Una prova? Ma quale prova posso io dare? Lo devi. Non posso sopportare questa solitudine, questo vuoto che si è fatto intorno a me. Che aria greve, affusa. Al punto in cui siamo, non ci resta che separarci. Sì, credo anch'io che sia meglio così. Approfittiamo di questi ultimi momenti. Vieni, siediti vicino a me. Che cosa vuoi dirmi ancora? Prima di tutto, che non devi preoccuparti del tuo avvenire. Il mio avvenire? Già da tempo ho risposto ogni cosa, per qualunque evenienza. Anche questo, caro. Già. Tu pensavi che tra noi tutto sarebbe continuato così? Sì, infatti. Anch'io, ad ogni modo, avrei potuto sempre andare prima di te. Rosa, tu devi vivere. F-
Forse è il mio potere fare ciò che voglio. Non penserai. Ti parrebbe strano. Ti meraviglierebbe dopo la sconfitta che ho subita, prima ancora di cominciare la lotta. Perché io sono fuggito, senza neppure dare battaglia. Ritorna alla tua lotta e vincerai. Non nobiliterai gli animi, ne sei capace. Prova soltanto. Ormai io stesso non ci credo più. Dimmi cosa posso fare perché tu mi creda, dimmelo. Taci. Taci. Non proseguire, non voglio. No, continuiamo a parlarne invece. Conosci tu un mezzo, una prova che te lo tieni per sempre questo dubbio. Dimmelo tu, io non lo so. Meglio per te. Meglio per noi due che tu non lo sappia. No, tu conosci qualcosa che basterebbe da sola a salvarmi, a redimermi ai tuoi occhi. Dimmelo, ho il diritto di saperlo. Ebbene, pensa a quanto stai per dire. Pensaci bene. Tu sostieni da amarmi. E che io ho nobilitato la tua anima. Sei ben sicura? Vogliamo fare la prova? Sono pronta. Quando? Quando vuoi, più presto meglio. Vediamo allora, Rebecca. Se tu, per me, stasera stessa. No. Sì, Rosber, dillo e vedrai. Avresti il coraggio, tu, spontaneamente, lietamente, come dice un ricco prender, di prender stanotte, per me, la stessa strada per cui andoveate. Rosner. Ecco la prova che volevo chiederti. Perché quando sarai partita, a me resterà sempre questo enigma che mi ossessionerà. Sarà come se tu mi stessi davanti in carne e ossa. Ti vedrò sul ponticello, in mezzo. Ti chini sul parapetto. La vertigine ti prende, la corrente ti attira, ma... No, tu indietreggi. Non osi ciò che l'altro osò. E se io invece avessi il coraggio, lietamente? Ti crederei. Dovrebbe darmi la fede nella mia impresa, la certezza di voler nobilitare l'anima umana. Riavrai la tua fede, Rosmer. Rebecca, sei giunta a questo. A questo? Sta bene, Rebecca. Seguiamo il nostro nuovo concetto di vita per cui ci sentiamo liberi. Per noi non ci sono giudici. Dobbiamo quindi farci giustizia da noi stessi. Va bene. Comparendo salverò il meglio di te. In me non c'è più nulla da salvare. Ma non è vero. Piuttosto ti sarei d'ostacolo. Sono per te come un demone marino che attaccato al tuo navigare gli impedisce d'andare. Devo essere gettato a mare, fuori, in fondo. Peggio sarebbe andare in giro per il mondo a trascinare una vita maledetta riandando tormentosamente ad una felicità che il mio passato m'ha preclusa. Meglio abbandonare la partita, Rosmer. Se vai, vengo con te. Va bene, sarai mio testimone. Ti dico che vengo con te. Solo fino al principio del ponte. Non hai mai osato passarlo? Te ne sei accorta. Sì, ed era questo che mi faceva disperare del mio amore. Rebecca, io pongo la mia mano sul tuo capo e ti dico mia sposa, mia legittima sposa. Grazie, Rosmer. Ora posso andare, lietamente.
Gli sposi non possono lasciarsi. Andiamo insieme. Solo fino al principio del ponte? No, anche più avanti. Insieme. Dove tu andrai io verrò, perché ora posso usare. E sei sicuro che questo è il miglior cammino che tu possa prendere? L'unico. E se ti sbagliassi? Se fossero illusioni, come il cavallo bianco che appare a Rosmersol? Può essere. Noi, di Rosmersol, non ce ne libereremo mai. Pensaci, Rosmersol. Il marito deve seguire la moglie, come la moglie il marito. Dimmi prima un'ultima cosa. Sei tu che mi segui? O sono io che seguo te? Ognuno dei due segue l'altro. Io te. Tu me. Credo anch'io che sia così. Perché ormai le nostre due vite si sono fuse in una sola. Ah, sì. Ormai siamo uno solo. Vieni. Andiamoci. Già incrinata, anche se nessuno deve dirlo. La felicità che darà quell'asilo che alla fine brucerà non è che un alibi per una crisi nella quale Hélène cercherà disperatamente di ritrovare la sua personalità. Hélène, credente e romantica, calpestata come figlia, ha dovuto sposare per convenienza il ciambellano Alvin, calpestata come moglie da un marito dissoluto e malandato in salute, che dopo averle dato un figlio, Oswald, dedica le sue attenzioni alla serva dandole una figlia, Regine, che Hélène accoglie poi in casa come domestica, ebbene, Hélène si trova alla fine, dopo la morte del marito, come inasprita nell'animo e di fronte ad una insanabile contraddizione. La figlia illegittima può sposarsi con il figlio e la morale, la religione, ed Hélène, dinanzi alle sofferenze di Oswald, che si sommano alle sue incertezze, ai suoi dubbi e alle sue aspirazioni ad affrancarsi da ogni potere, da quello della religione, impostole dal pastore Manders, a quello delle convenzioni sociali, impostole dal vivere civile, deve affrontare contemporaneamente le supreme questioni nella sua piccola storia borghese dell'incesto e dell'eutanasia. Allora scopre che sino ad allora anche
la felicità che sembrava stesse per illuminarli tutti non era che spettri. Ogni cosa è spettri. E se queste saranno le madri della nuova generazione, vorrà dire che tutta l'umanità è fallita. Eppure, la volontà indomita presente in ciascuno induce a fare delle scelte, non religiose, non morali, ma individuali, e come tali non valutabili come giuste o sbagliate. Scelte che presuppongono la capacità di scoprirsi responsabili del proprio futuro, dovunque e comunque, come regine e forse come la stessa Elena. Eppure io posso dire onestamente quale sarà il comportamento di Elena di fronte alla richiesta di Oswald. E come potrei influenzare una decisione così drammatica, che è pure la cruna attraverso cui può passare l'assunzione della responsabilità. Che lui e il pastore vorrebbero aprire. Brucerà come questo. Tutto brucerà. Non resterà nulla che ricordi il babbo. Anch'io qui sto bruciando. Sei molto stanco, Oslo. Vuoi dormire? No. Io non dormo mai. Tanto presto ci sarà tempo. Sei malato sul serio, figlio mio adorato. Il signor Alvin è malato. Ecco, voglio star seduta qui, vicino. Sì, vieni. E anche Regina deve restare. Tu, Regina, mi devi dare una mano. Puoi farlo? Io non capisco. Non hai tua madre per questo. Tu una mano non me la daresti. Del resto spetterebbe a te. Perché non mi dai del tu, Regina? Perché non mi chiami Oswald? Non credo che la signora approverebbe. Tra poco potrai. E siedi, anche tu, qui, vicino a noi. Oslo, adesso lieverò il peso della tua anima. Tu, mamma? Sì, ora posso. Tu prima hai parlato di gioia di vivere. E così si accende una luce su tutti gli eventi della mia esistenza. Avresti dovuto conoscere tuo padre quando era ancora un giovane te. In lui stendeva la gioia di vivere. Capisco, poi? E poi dovette venire ad abitare in questa cittadina che non aveva gioia da offrire, solo piacere. Non sono amico all'altezza di sentire che cos'è la gioia di vivere. Sono scioperati compagni di sbocco. Mamma! E così accadde quel che doveva accadere. Del resto, l'hai detto tu stesso che cosa ti sarebbe successo se tu fossi rimasto qui. Vorresti dire che il babbo... Il tuo povero padre, Oswald, non trovò mai uno sfogo a quell'esuberante gioia di vivere che era in lui. Neanch'io ho portato un'aria di festa in casa sua. Finiva nei miei doveri e nei suoi doveri.
E ho paura di aver reso questa casa insopportabile al tuo povero padre, Rosa. Tu perché non mi hai scritto di questo? Le cose non le avevo mai viste, molto che potessi parlarne con te, figlio suo. Vedevo unicamente che tuo padre era un uomo disfatto prima ancora che tu nascessi. E poi, fissamente, giorno dopo giorno, pensavo che in fondo Regine apparteneva a questa casa, come il mio figlio. Regine? Io? Sì, ora sapete tutti e due. Regine. Allora, mia madre non era una donna onesta. Tua madre era brava per molti aspetti, Regine. Ma intanto non era una donna onesta. Signore, chiedo il permesso di partire immediatamente. Parti adesso. Adesso che c'è partire. Oh, tante grazie, signor Alli. Ora posso venire apposta. Ma non era questo il modo che avevo pensato io. Regine, io non so cosa farci sincera con te. No. Sarebbe una bestemmia affermarlo, signora. Se io avessi saputo che Oswald era così malato. Oh no, no, io non posso davvero stare qui in campagna a penare con gli ammalati. Con uno che ti è così vicino. No. Non posso. Una ragazza povera deve mettere a frutto la propria giovinezza. Se no, un bel giorno si ritrova seduta per terra. E anch'io sento la gioia di vivere dentro di me, signora. Purtroppo, Regine, ma non perdo. Se capitasse, dovevo andare. Se Oswald assomiglia a suo padre, io assomiglierò a mia madre. Il pastore Manders sapeva? Il pastore Manders sa tutto. Beh, allora vedrò di prendere il battello. Il pastore è buono e comprensivo. Ah! E penso che mi spetti qualche soldo, come a quel brutto falegname. La signora avrebbe potuto farmi crescere come la figlia di un gentiluomo. Cristo! E lo stesso, qualche soldo l'avrai a dire. Se hai bisogno di una casa, torna pure da noi. No. Tante grazie, signora. E il pastore Manders avrà cura di me, lui. Dovesse andarmi proprio storto. Lo conosco. Un posto dove mi sentirei a casa. All'asilo del ciambellano Alling. Regine, mi accorgo che ti sono lasciata lì. Adie. Te ne andata. Che errore. Sei molto scosso, Oso. Sono molto sorpreso. Ma in fondo mi è abbastanza indifferente. Indifferente. Nulla. Per tuo padre. È tremendo a pensare. Tuo padre. Io non ho conosciuto nessun padre. Non mi ricordo niente di lui.
tanto emancipata. E sarebbe solo una superstizione. Sì. Una di quelle credenze che girano per il mondo. È così. Spettri. Sì. Puoi chiamarle spettri. Oh, allora non ami neppure me. Ma io ti conosco almeno. E so quanto mi vuoi bene. E che puoi aiutarmi moltissimo adesso che sono malato. Ma devi ricordarti, mamma, che sono un uomo malato. Non posso curarmi molto degli altri. Ma anche troppo da pensare a me. Mi accontenterò. E avrò pazienza. Non ti ho forse liberato da tutti i rancori e gli scrupoli? Sì, ma ora puoi liberarmi dall'angoscia. Regina lo avrebbe fatto. Che cosa c'entrano? L'angoscia. E Regine. Allora. Mamma, è ancora fonda la notte. Sarà presto giorno. Tra poco potrai vedere il sole. E tornerai al lavoro senza più pensieri cupi ed opprimenti. Ah, già. È stato un bene che tu mi abbia sollevato da tutte quelle fissazioni. Se solo venissi a capo di quest'ultima. Mamma, chiacchieriamo un po'. Sì. E tanto spunterà il sole e tu saprai. Chiacchieriamo? Ma che cosa devo sapere? Mamma, non è forse detto prima che non c'è una cosa che vorresti fare per me? E lo ripeto. Sì, così ho detto. E puoi starne certo, Oswald. Beh, devi restare tranquilla. Lo verrai a sapere. Me lo prometti? Sì, sì, te lo prometto. Ma parla adesso! Beh, devi sapere che questa stanchezza e il fatto che io non riesco a dedicarmi al lavoro, beh, questa non è propriamente la malattia. Quella malattia che io ho ereditato, quella sta qua dentro. Basta, gente grida! Non le sopporto. La malattia può esplodere da un momento all'altro. Ho già avuto una crisi. Quando venne a sapere che cosa mi era capitato, allora fui colto da questa angoscia, così furiosa, lancinante. E sono tornato a casa il più presto che potevo. Ecco. L'angoscia. Sì. Perché è indescrivibilmente orrenda, sai. Forse è stata una malattia mortale di quelle solite. Tu ti perché io non ho paura di morire. Hai la mamma che ti cura. Appunto questo che non voglio. Tu potresti morirmi. E lo detto il medico. Lui l'ha chiamata rammollimento cerebrale. Mi sembra che questa espressione sia così delicata. Fa pensare a delle tende di velluto con la ciliegia. Qualcosa di carezzevole. Quando mi sono ripreso da quella crisi, il medico mi ha detto che quando si sarebbe ripresentata non avrei avuto più speranze. E tu mi hai strappato le dita. E mi avrebbe dato una mano. C'è qualche aiuto che non possa darti io? È il medico. È stato così spietato. Io l'ho preteso. Io gli ho detto che avevo delle precauzioni da prendere. E dovevo anche prendere. Mamma, dimmi questa. È morfina. Sono 12 capsule. Dammi la scatola, Oswald. Ancora no, mamma. Non sopravviverò a
Cristo. Sopravvive! Si deve. Se avessi avuto le idee, le avrei spiegato. E avrei implorato da lei quest'ultimo aiuto. Lei una mano me l'avrebbe data, lei. Ne sono sicuro. Quando mi avesse visto così perduto, spacciato, senza speranza, senza buscare. Mai, regina, non avrebbe fatto. Regina, non avrebbe fatto. Era così magnificamente leggera. Si sarebbe presto stufata di accudire un malato come me. E allora? Si è ringraziato il cielo che regina non c'è. Già. Ora sei tu che mi devi aiutare. Io non la voglio. Riprenditela. Dove vuoi andare? Ma che occhio mi hai tolto? Occhio esci. Tu non esci. E qui non voglio nessuno. E se cuore di madre, tu come puoi vedermi soffrire tutta questa indicibile angoscia? Qui. Qui è la mia mano, Oswald. Se fosse indispensabile. Ma no. Viviamo insieme più a lungo possibile. Grazie, mamma. Ti senti tranquillo adesso? Sì. Vedi, la tua non è stata altro che una tremenda fantasia. La crisi passerà. Ma devi riposarti ben bene, a casa, vicino a tua madre. Che stupenda giornata avremo, Oswald. Tra poco potrai vedere il sole, Oswald. Mamma. Dammi il sole.